Salve a tutti, mi presento, sono la dottoressa Ungaro, psicologa e psicoterapeuta. Oggi sono qui per parlare di adolescenti e quarantena. Questo video nasce dall'esigenza di fornire spiegazioni e risposte alle innumerevoli domande di genitori di molti adolescenti preoccupati per i propri figli, che durante questa pandemia hanno rivelato notevoli problematiche, prima fra tutte l'abuso di strumenti tecnologici, causando insonnia, nervosismo e calo dell'attenzione. A tal proposito vorrei ringraziare lo studio pediatrico Lillo Randolfi, che con molta sensibilità ha colto l'importanza di queste problematiche e mi ha chiesto di fornire risposte e consigli a tutti i genitori preoccupati in questo momento molto difficile per ognuno di noi. Ecco, in questo momento di emergenza per i giovani e gli adolescenti, dover rimanere a casa isolati è diventata una vera e propria tortura, soprattutto per chi era abituato a tanti impegni quotidiani, in compagnia dei coetanei, fare sport, fare delle passeggiate. Tanti aspetti della vita sono cambiati all'improvviso e adattarsi alle novità non è sempre stato facile. Primo tra tutti, abbiamo perso la routine a cui eravamo abituati e soprattutto per i nostri ragazzi è cambiata la scuola, il modo di studiare e con la didattica a distanza, appunto, è aumentato anche l'uso di strumenti tecnologici, quali smartphone, tablet, computer, eccetera. Parliamo per esempio dell'uso che si fa dello smartphone. Ecco, se lo si usa per seguire le lezioni online tenute da insegnanti, se lo si usa per incontrarsi con i propri compagni, se ci si informa facendo attenzione ovviamente alle fonti, e se si utilizza, lo si utilizza per condividere momenti di crescita personale, si può dire che questo sia un uso sensato e ragionato, per esempio. Ma se si abusa dello strumento per ore e ore, se si passa da una cosa all'altra senza meditare su nulla, con un uso automatico e automatizzato, direi, senza fermarsi su un pensiero, su nulla, senza riuscire a staccarsene, senza riuscire a resistere dal guardare una notifica o altro, beh, potrebbe trattarsi di una forma di dipendenza. E uso il condizionale perché andrebbe analizzato caso per caso. Come al solito non si può generalizzare. Sta di fatto però che un uso smodato delle nuove tecnologie attiva il circuito dopaminergico, cioè in parole povere attiva un meccanismo per cui guardare il cellulare non è mai abbastanza. Così vengono meno quelle che sono le altre attività quotidiane: mangiare, lavarsi, sistemare la propria stanza, le proprie cose, fare i propri compiti, eccetera. Ecco che se l'uso dello smartphone va a compromettere tutte queste attività, sicuramente rischia di essere disfunzionale. La stessa cosa si può dire per videogame e TV in streaming. Ovviamente la chiave di lettura è sempre la stessa, quella della responsabilità e della consapevolezza. Bisogna avere e darsi dei limiti, delle regole condivise, che permettono a ciascuno in famiglia di svolgere il proprio ruolo, concedendosi anche momenti di svago con il gaming e con lo streaming. Sono utili quindi questi strumenti a non pensare continuamente alla difficile situazione che stiamo vivendo. Per esempio, anche la videochiamata aiuta a condividere un po' di ciò che si sta vivendo in casa. Gli adolescenti usano parecchie app, loro sono molto più avanti rispetto a noi. Alcuni addirittura si ritrovano per fare degli aperitivi virtuali. Poi ci sono i social, le chat e i gruppi. Ciò però può creare comunque una sorta di dipendenza da notifica enfatizzata dal legame affettivo che si ha con questi amici. Fondamentale ovviamente è mantenere questi rapporti e permettere l'uso delle chat, però questo può essere diciamo utile per sempre se vengono stabilite alcune regole familiari. Per esempio, anche il fatto di evitare di continuare le conversazioni di notte per non incorrere in disturbi del sonno. E quindi è necessario definire dei limiti, per esempio, anche quando si studia e quando si mangia. Quindi, detto questo, cosa si può fare, cari genitori? Quello che possiamo fare è quello soprattutto di accompagnarli in questo momento così difficile, costruendo nella comunicazione con loro, alternando momenti di ascolto, confronto e tolleranza a momenti in cui aiutarli in modo più fermo, e in modo da non perdere completamente la bussola in termini di gestione del tempo e dello spazio. Per esempio, appunto, il rischio è che si scambi il giorno per la notte.
E inoltre riorganizzarsi strutturando una nuova quotidianità, dandosi dei compiti giornalieri. Utile per esempio fare anche delle tabelle con orario e attività da svolgere. È importante anche riuscire a ricavare ciascuno i propri spazi e i propri tempi, in modo da poter gestire momenti di relazione con i familiari e momenti di solitudine in cui dedicarsi a sé e alle proprie attività. Dare spazio quindi anche a ciò che si prova, quindi il genitore è importante che dia attenzione a ciò che il ragazzo sta provando. Questo lo si può fare attraverso la validazione emotiva, per esempio ansia, delusione, rabbia, tristezza, senso di impotenza, frustrazione, sono i loro comuni denominatori. Davanti a questo scenario, la parola chiave per i genitori sono empatia e sostegno. È importante quindi che i ragazzi capiscano che possono parlare con i propri genitori e la validazione può essere proprio un'abilità molto utile affinché questo accada. Validare quindi significa accogliere quello che i ragazzi stanno provando in questi giorni, senza manifestare il nostro accordo o meno, semplicemente ascoltando e riconoscendo verbalmente il loro dolore. Per esempio, possiamo sostituire al sono d'accordo la parola capisco. Validare significa rinforzare positivamente quanto un ragazzo sta provando, dimostrandogli di averlo capito senza giudicarlo e nei contenuti oppure nella sua espressione di emozione, di emotività. Tutto ciò quindi ha un impatto positivo sui rapporti tra genitore e figlio perché riduce l'intensità dei conflitti e delle emozioni negative. Per esempio, ci si può anche esercitare a dire frasi come vedo che sei in grande difficoltà, parliamone, così io che possa capire. Ed è tutto normale provare queste emozioni, insieme faremo del nostro meglio rispetto a ciò che ci sta capitando. Ecco, si può sperimentare tutto questo mettendo in atto proprio concretamente questa abilità di validazione. Non stupitevi però se poi o non rimaneteci male, se però a voi preferiranno altre persone per trovare conforto. È una regola del gioco dell'adolescenza. Ovviamente i vostri ragazzi crescono, non sono più i cuccioli di casa. E ora vi illustro una tabella riepilogativa che può esservi utile per indirizzarvi nella gestione di queste problematiche. La tabella è stata tratta e tradotta dal sito americano The National Child Traumatic Stress Network ed è qui illustrata. Allora, l'età di riferimento è l'adolescenza, le reazioni del ragazzo possono essere sintomi fisici, tra cui mal di testa, sfoghi cutanei o altri disturbi somatici, mal di pancia, disturbo del sonno, cambiamenti dell'appetito, per esempio mangiare troppo o mangiare poco, agitazione. Diminuzione di energia, apatia, quindi voglia di non far nulla, ignorare comportamenti salutari, isolamento dai coetanei e dai cari, preoccupazioni eccessive, evitamento scolastico. Ecco come può rispondere, cosa può fare il genitore per questo. Avere intanto tanta pazienza, tollerare i momenti di sfogo emotivo, come vi ho accennato prima, rassicurare il proprio figlio. Incoraggiare il proseguimento delle routine, incoraggiare anche la discussione sull'esperienza con i coetanei, per esempio, e la famiglia, senza forzature. Restare in contatto, con gli amici, quindi comunque, sempre spingendoli a sentire gli amici attraverso il telefono, internet, videogiochi. Partecipazione alle routine familiari, pianificando quindi attività che incoraggino un buono stato di salute e quindi aiutarlo anche a recuperare il ritmo sonno-veglia. La limitazione dell'esposizione ai media, perché molte volte i media trasmettono delle notizie non spesso rassicuranti, o meglio, quasi mai rassicuranti. Parlare riguardo a quello che si è fatto durante le lezioni online, insomma, discussioni eventuali su qualunque argomento possa essere un gancio con il proprio figlio. E quindi dobbiamo fare proprio da cuscinetto, da ammortizzatore, dobbiamo accogliere sempre le richieste dei nostri figli. Accogliere significa capire
capire quando è il momento che i nostri ragazzi vanno aiutati, non significa assecondarli in tutto ciò che loro chiedono. Ecco, penso di avervi dato un quadro più o meno chiaro di quelli che possono essere i problemi ad oggi riscontrati in questa quarantena, ma se comunque ci dovessero essere delle situazioni che pensate di non riuscire a gestire da soli, noi siamo sempre a vostra disposizione. Potete consultarmi al mio recapito telefonico 338-3807-117. Potete contattarmi tramite la mia pagina Facebook all'indirizzo studio di psicoterapia cognitivo-comportamentale dottoressa Narita Ungaro e inoltre potete anche contattare lo studio pediatrico Lillo Randolfi anche attraverso la pagina Facebook e i recapiti che vedete qui in tabella. Vi ringrazio e alla prossima.